Ben ritrovate lo spazio dedicato agli appuntamenti. Partiamo questa sera ricordando per sabato 24 l'apertura del Parco Paleontologico a Cene dalle ore 10. Si potrà visitare il parco accompagnati da una guida e a seguire attività per bambini a partire da 6 anni, l'ingresso è libero. Sempre per sabato 24, visita guidata del borgo di Bianzano alla scoperta delle bellezze del centro storico, del castello Suardi e della chiesa di San Rocco. La prenotazione è consigliata e il ritrovo è dalle ore 16 alla chiesa parrocchiale. Ricordiamo inoltre per domenica 25 agosto la festa del patrono Sant'Alessandro con un programma ricco di eventi. Dalle ore 16.30 presso il sagrato della chiesa di Sant'Alessandro della Croce verrà inscenata la rievocazione storica della passione di Sant'Alessandro. A seguire ci sarà la Santa Messa e la processione religiosa verso Città Alta. Per domenica 25 agosto torna l'appuntamento con l'apertura del complesso carsico delle Grotte delle Meraviglie di Zogno con visita guidata a partire dalle ore 14.30. Per maggiori informazioni visitare il sito www.grottadellemeraviglie.com. Concludiamo ricordando per domenica 25 agosto il concerto di campane per la solennità di Sant'Alessandro. Alle ore 15.30 tutta Bergamo sarà coinvolta in un unico concerto corale, a partire dalle campane della Torre Civica, passando per quelle della Cattedrale di Sant'Alessandro, della Basilica di Santa Maria Maggiore e di molti altri campanili.